Influenza. Domande e risposte. L'influenza è una malattia virale altamente contagiosa, caratterizzata da sintomi quali febbre, brividi, malessere generalizzato, stanchezza, mal di testa, mal di gola, congestione nasale, tosse. Come si fa a distinguere fra influenza vera e propria e malattia da raffreddamento? Il raffreddore, come l'influenza, è una malattia virale e distinguerli non è sempre possibile, in quanto i loro sintomi sono sostanzialmente sovrapponibili. Il termine sindrome influenzale è utilizzato per indicare genericamente tutte le infezioni delle prime vie aeree che si manifestano con i sintomi tipici dell'influenza. Ho la febbre. Vuol dire che ho una sindrome influenzale? La febbre è un sintomo comune a molte patologie. Per fare diagnosi di sindrome influenzale deve essere presente almeno uno dei seguenti sintomi a carico delle prime vie aeree: tosse, mal di gola, naso chiuso. Quali sono le possibili complicanze dell'influenza? L'influenza normalmente si risolve in una settimana. In caso contrario, deve essere indagata la presenza di complicanze quali sinusite, otite, polmonite. Tali patologie possono essere di origine virale o batteriche. Cosa sono i farmaci sintomatici? Paracetamolo, antinfiammatori, mucolitici, decongestionanti nasali sono detti farmaci sintomatici perché apportano un sollievo temporaneo dai sintomi, ma non accorciano la durata della malattia, che si risolve spontaneamente dopo alcuni giorni. Gli antibiotici sono utili? La sindrome influenzale nella maggior parte dei casi è di origine virale, causata dal virus dell'influenza o dai cosiddetti virus parainfluenzali. In questi casi gli antibiotici non hanno alcuna efficacia. In una minoranza di casi, tuttavia, possono essere coinvolti batteri, come agenti primariamente responsabili dell'infezione o come responsabili di complicanze. Considerato che l'assunzione di antibiotici presenta diversi effetti collaterali, il loro utilizzo deve essere valutato caso per caso, in base alla gravità dei sintomi e alle condizioni generali del paziente. In cosa consiste la tecnica della somministrazione ritardata? Nell'ambito delle strategie volte a promuovere un uso appropriato degli antibiotici, dati convincenti dimostrano l'efficacia della terapia ritardata. Il medico prescrive l'antibiotico nel corso della prima visita, ma dà istruzioni al paziente per assumerlo solo in caso di persistenza o peggioramento dei sintomi. Esistono farmaci antivirali contro il virus dell'influenza? Sì, ma non vengono utilizzati di routine, in quanto il beneficio che apportano è molto limitato. Cos'è il sistema Influnet? Dalla stagione 1999-2000 è attivo in Italia un sistema di sorveglianza per la sindrome influenzale. Tale sistema, coordinato dall'Istituto Superiore della Sanità, si basa su una rete di 900 medici di famiglia e pediatri di libera scelta, attivi in varie regioni del territorio italiano. Ognuno di loro, durante il periodo che va dalla seconda settimana di ottobre all'ultima di aprile, è tenuto ad annotare tutti i nuovi casi di sindrome influenzale e a spedirne l'elenco al centro di riferimento con frequenza settimanale. Il bollettino con i dati nazionali e regionali relativi alla diffusione del contagio è visionabile da chiunque sul sito di Influnet. A cura di Zena Salute, ambulatori medici e infermieristici aperti sabato, domenica, festivi e prefestivi infrasettimanali.